Due giovani studenti del liceo Alessandro Manzoni di Mistretta, Vincenzo Rampulla e Daria Ventura, hanno acquisito il diritto a partecipare alla finale nazionale dei campionati internazionali di giochi matematici in programma il prossimo 14 maggio a Milano. Si tratta di una bella vetrina per questi due giovani che a piccoli passi sono riusciti a conquistare questo primo importante traguardo, come il diritto a partecipare a questa ambita finale nazionale. Ascoltiamo come stanno vivendo questo momento i due studenti. Non mi aspettavo sicuramente questo risultato, è stato, posso dire, una piacevolissima sorpresa. La mia categoria L1 prevedeva un numero di esercizi ben preciso da svolgere in un tempo massimo. Sicuramente la difficoltà c'era, essendo comunque che tutto improntato sul ragionamento logico, non c'è alcun tipo di seguito del programma ministeriale. Però ce l'abbiamo fatta e sono felice di questo risultato ottenuto sicuramente. E anche per me è stata una piacevolissima sorpresa e per quanto mi riguarda però anche la fortuna di affrontare questa esperienza per la seconda volta e niente, le emozioni ci sono sempre anche se è già stata una cosa vissuta anche perché è un risultato, ripeto, inaspettato e speriamo di confrontarci e rappresentare al meglio quella che sarà la nostra conoscenza e la nostra capacità di affrontare questi quesiti che comunque possono anche sembrare facili ma in realtà serve anche molto ragionamento. L'evento si svolgerà presso l'Università Bocconi ed a margine della giornata finale i migliori elementi saranno selezionati per fare parte della nazionale che prenderà parte il prossimo agosto alla finale internazionale a Losanna. Per la prima volta la città svizzera ospiterà l'evento. Grande soddisfazione intanto ha espresso anche il docente che ha seguito i due studenti, Sergio Cardillo. C'è stata una discreta partecipazione tra le classi di ogni indirizzo, diciamo di ogni tipo di classe, anche perché questi giochi non sono improntati, diciamo, sui programmi magari ministeriali, sulle indicazioni ministeriali, sono più simili magari a degli indovinelli, a dei problemi di logica, teoria dei numeri, quindi sono anche alla portata di qualunque livello di preparazione e i ragazzi, insomma, si sono cimentati, hanno ottenuto degli ottimi risultati. La matematica è lo strumento per intuire, immaginare, progettare, verificare, quantificare fatti e fenomeni della realtà e per allargare la mente. E queste iniziative non fanno altro che coinvolgere gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offre loro occasioni preziose per coltivare e potenziare le abilità matematiche.